E sono tutti gente qua che parla su con un nuovo gioco, Yooka-Laylee and the Impossible Lair, quello che di per sé è in realtà un prequel di Yooka-Laylee in 2D e è in inglese. Beh, sto già notando che è scritto in inglese. What? Il primo gioco è. Ok, questo è interessante. Sarà in inglese? Il primo gioco era in italiano. Oh, siamo arrivati al incredibile Royal Kingdom. Ah, sono quel duo di drammatici. Capital B, siamo qui per metterti al tappeto di nuovo. Yuka e Lily, siete qui? Aiutatemi a fermare Capital B, sta creando. Sta controllando le api con quello strano aggeggio. È il Hive Mind, ovviamente, una battuta in inglese. Controllore di api. Suona sofisticato. Dovremmo preoccuparci? Sì, lo userà per controllare tutte le api di questo regno. L'ultima cosa che Capital B ha bisogno è dei impiegati in più. Adoro ascoltarvi, ma devo andare a conquistare un mondo. Oh, quello lì ci ha quasi colpito. Vi sto solamente avvisando. Presto, sbrigati primi B per saltare e le trappole. Ok, allora Lily, andiamo ad aiutare la regina Ape, chissà quale sia il suo vero nome. Non mi aspettavo fosse in inglese. LOL. Per qualche motivo non c'è l'italiano, va bene. Ok. Beh, comunque come vedete è un platform 2D. Lo sapevamo. E sì, io ho detto che era un prequel. Ed effettivamente alla fine del gioco svela che lo è. Però qua dice già che stiamo affrontando il Capital B di nuovo. Quindi c'è qualcosa che non va. Usa Y per attaccare. Ok, quando corri. Va bene. Boris, il mio impiegato preferito. Yuka non riuscirà mai a passarti. No! Hai colpito Boris! Proverò a schiacciarti allora. Ci è mancati di nuovo Capital B. Ok. Perfetto, siete arrivati. Ho avvisato i miei armata di api per farti la scudo. Quell'armata di api che formano uno scudo suonerebbe molto utile, ma
Vediamo se reagire a questo. È ora per un po' di rinforzamento api. Cavolo, come faremo a passare quelli in vita? Pensi davvero che hai davvero bisogno che Captain B venga sconfitto? Magari farà buone cose? Direi proprio di no. Ha rubato tutta la mia armata di api. Però tieni questo, che resto. Tienili e usali come scudo. Oh, mi sento un po' più attivo. Andiamo, Ryuka. Proviamolo adesso. Oh, questo scudo è incredibile. Sì, ci sta. Le api ci stanno proteggendo da tutti i dolori. Che potrebbero essere queste vitali un nuovo inizio? Vabbè. Imbroglioni, non ce l'avresti mai fatta senza quell'invincibilità. Ma non stai dimenticando nulla? È ora per me di attivare il macchinario con questa api. Grazie per aver accumulato l'ultima armata di api. Ora saranno tutti miei. Ridicoli. Userò la mia armata e li imprigionerò dove non avrete bisogno. No. Ora è il tuo turno di essere controllata, regina ape. Preparati a diventare un misero drone. Tu, mostro. È andato fuori uso. Aspetterò fin quando fin quando non mi raggiungerete. Andrà verso tutti i libri di questo regno. E state, Yuka, a andarla a colpire dietro. Ma fai attenzione, non hai non hai alcuna difesa questa volta. Una porta al boss? Impossible layer. Prendere un colpo? Lely cadrà prima. Perso Lely? Beh, puoi trovare una delle sei campanelle. Prova a spinare in mezz'aria con Lely. Ok. Ora il controllore di api è stato ricaricato. Ora posso benissimo colpirti. Ti abbiamo già sconfitto in passato, possiamo rifarlo? Non sarete così fortunati questa volta. Preparatevi, arrivo. Ok, continuo a dimenticare che non ho. Uff, va bene.
Non doveva succedere così presto, ma tecnicamente è programmato che succedesse. Veloce, non stare semplicemente lì. Devi ritornare dentro quel libro e fermare Capital B. Non ce la fa. Non possiamo definirlo un pareggio? Il suo potere, comunque, controlla mente. Lo permette di controllare ogni ape nel mondo. Potrebbe trasformare tutto il regno di Stingdom se non lo fermiamo. Ma quel Impossible Lair è impossibile. Non abbiamo alcuna chance senza la tua armata d'api a proteggerci. Credo di potervi aiutarvi con quello. Se riuscite ad andare in giro per i capitoli e liberare le api intrappolate, beh, allora potreste salvarli. Ora, resta indietro. Questo farà esplodere tutto. Ce l'hai fatta? Presto, entriamo dentro. Ok, iniziamo co con il salvataggio dell'armata. Intrappolato dentro qu questo capitolo. Lascia fare a noi, regina. Ce la faremo. Bene, ci siamo e siamo in controllo di Ukulele in questo strano mondo. Mondo 3D per il momento, ma particolarmente strano come mondo 3D. Tra l'altro qui siamo alla Torre Alveorio, più vecchio, no? E questo è il primo livello. Tieni premuto X per entrare. Capitolo 1. Capital Causeway. Buondì, gli ho scovato un segreto. Ok. Ora, platform 2D, dovrò abituarmi a come cavolo funziona. Grazie. Ho già perso lei lì. Non posso già più fare il boost roll. Sono molto bravo, come vedete. L'ho fatto l'anno giusto. Ok. Come vedete, le piume funzionano come moneta del gioco. E quella campana lì, appena arriva la pedana, serve per ottenere l'Eli. Buondì. Devo abituarmi molto al gameplay, anche perché sembrano effettivamente io che l'Eli, quindi mi viene a pensare al gameplay di quel gioco, ma in 2D, ma no, non lo è, piuttosto diverso. Ok. Capito. Grazie. Usa R e tu. Ok. Figo.
Questo è un cannone. Figo. Oh, guarda, guarda, chi può aver mai lasciato una moneta qui? Prendiamola. Ho già perso una, wow. Con l'etica che diventa una delle collezionabili che si trova in ogni livello e sono già riuscito a perdere una, perfetto. Quello lì è un generatore di nemici, ok. Wow, la vibrazione quanto è stramba. Non avrei dovuto farlo. Ops. Sto facendo schifo, perfetto. Ok. È il 4. Davvero? No. Si può fare tipo un qualcosa, no? Un salto più grande? Va bene. Molto più limitato moveset sembra per ora. E non credo ci sia un metodo di upgrade. Se non una cosa che poi viene dopo. Grazie. Questa può essere aperto solamente usando body smash. Ok. Sto facendo schifo. Grazie. Che altro dirgli di questo gioco? Davvero niente. Effettivamente quello che so solo che di questo gioco conosco solo il fatto che sia un sequel Yooka-Laylee e che non, però era 2D, ecco. Qua è dove dovrei imparare. Ah, ok, scusa. Ha senso. Secret. Non poi così tanto, però ok. Wow. Oh. Tra l'altro da notare che questi piume hanno la stessa faccia dei fantasmi nel primo gioco. Calma. Grazie. Questo è il 5. Non è servito un cacchio. Ok. Oh, ecco qui un'armata a un ape guerriero. Ape guerriero risuscitato. Bene. Risuscitato, vabbè. Salvato. E questo è il fine del bello. Interessante. È molto meglio descrivibile, che dire. Oh. Bene.
Perfetto, hai salvato una pecoriera. Quello lì è un extra colpo che potrai ricevere all'interno del Impossible Lear di Capital B. Potresti provare anche a sconfiggere Capital B di nuovo con l'aiuto di più salvati a Piguarien. O puoi cercarne altre in giro per aumentare la tua possibilità di farcela. E ricordati, puoi sempre tentare l'Impossible Lair ogni volta che vuoi. Se preferisci andare da solo e switchare all'Impossible Lair, la mia guerraia di api lasceranno fare tutto a te. Flippa di nuovo per spawnare di nuovo le api in caso ne hai più bisogno del loro aiuto. Vieni a parlare con me se vuoi saperne altro. Buona fortuna. Cos'è quel capannone? Che cosa ne pensi, Layli? Tentare l'Impossible Lair di nuovo? O andare alla ricerca dei capitoli dove ci saranno dentro i Vitalian? Qualunque cosa facciamo, facciamola in fretta. Voglio andare a casa. È ora di guardare i cartoni. Siete in giro per un'avventura? Ma è il bruciello di Blasto. Non colpire questa cassa che sta... Ok, no, non lasciare che questa cassa stia in mezzo alle tue scatole. Ok. Questo cos'è però? Non mi sembra possa farci niente. Perfetto. Premiere, ok. Per spostare. Sì, questo è carino. Ci sono i livelli 2D, però l'overworld è 3D in modo molto semplicistico. In realtà dovrei spingere per di là. E devo dirlo, è il miglior lavoro che ho visto fare rispetto ad altri giochi. Hai un mini moveset quando sei qua. Cazzo. Non credo. Usa Y per rotolare e colpire oggetti. Lì c'è un page. Ok. E qua c'è un altro coso, ok. Il tempo, boh, non so se c'è abbastanza, però. Abbiamo impiegato 10 minuti per l'altro. Potremmo provare di nuovo. Oh, aspetta. Forse posso fare così. E se riesco a colpire di nuovo. Yep. Me lo fanno esplorare bene la cosa. Più o meno in più non faranno male. Oh, ok, con R mangi anche le cose nell'overworld. Grazie. Ah, però posso farlo di là, sono stupido. Anche qui. Voilà. Ok.
Sì, queste mappe 3D sono un bel po' più alla Link's Awakening, direi. E voilà. Aia, ho sentito una sberla. E qua abbiamo fatto, ok. Ehi, amici. Oh no, è di nuovo Trouser. Cerchi ancora sulla tassa di Lily, di Yuka? Oi, Trouser. Sei il tuo stupido cancello sta bloccando il progresso. Oh, vuoi dire questi? Questi sono solo le mie mura di paga. Sì, il mio ultimo business, o meglio, la mia ultima idea di business, mi renderà ricco. Ma dobbiamo passare e trovare altri armate api per sconfiggere Capital B. Siamo in un urgente caso di guerra. Ah, perché no, non l'hai già detto? Ovviamente per dei consumatori reali come voi aprirò il mio muro di paga con solo una piccola frazione di soldi. Che razza di mascalzone? Sappiamo tutti che tu sei solo un venditore farlocco, Trouser. Se sei un po' corto di monete nascoste all'interno dei capitoli. Paywall, okay. Cos'è queste opzioni? Cosa succede? No, grazie. Aprire paywalls, give 120 points. Do you want to unlock this? Ah, questo è per chiedere informazioni, ok. Lo apro già che ci sono, uno ce l'ho. Eccellente scelta, amici. E in questo modo apri la strada. Credo che la mappa sia una sola cosa unica in tutto il mondo. Non sono più mondi diversi. E si aprono diversi livelli con un altro muro da pagare. Un altro affare, un altro venditore per Trouser. Ovviamente non traduco tutto, cerco di modificare un po' le frasi, però ok. Va bene. Abbiamo fatto il livello tutorial, che in realtà dove ci hanno massacrato, e il livello 1. Concludo qua questo episodio, non aveva molto contenuto, ma per il prossimo ci sarà, quindi qua è tutto, alla prossima, grazie per aver visto questo episodio, se vi è piaciuto lasciate un like e arrivederci a tutti quanti, ciao ciao!